Buonasera. Buonasera. Siete pronti? Buonasera. Grazie, esplodente gattino. È ormai chiuso, Orian. Ormai ho chiuso. Buonasera. Amici, benvenuti. Che rutto strano che ho fatto comunque. Per fortuna mi funzionava il tasto del microfono perché stamattina non funzionava. Per fortuna che non ne ho avuto bisogno, ragazzi. Sarebbe stato pericoloso. Amici! Ah! Non te li faccio sentire questi rutti, è maleducazione. Abbiamo cambiato i programmi. Sì. In realtà non. No, è Lino che mi voleva far scendere un mese prima. Oggi mi ha scritto: no, ho sbagliato. È domani. Ah, Lino, pezzo di merda. Eh? Quindi è domani sera che c'è la live dell'orrore con Lino e Fra. Poteva sbagliare chiunque. Ho sbagliato proprio lì, non ho sbagliato, ma non importa, tanto i programmi che vanno da fare ce li abbiamo ancora. Altro cazzo, regaz. Porca merdaccia, in realtà oggi è già mercoledì. Come facciamo? È già mercoledì. Stasera. Aia, sono sbattuto negli occhiali. Sono particolarmente arancione, un attimo, eh. Ecco. Completamente arancione ero. Dicevo, grazie Angie. Questa sera Cia. Diamo la seconda botta a questo gioco. Poi domani mattina Bloodborne e domani sera l'orrore con Lino e Fra. Venerdì sera, se tutto va a modo, lo ben sapete venerdì sera cosa c'è. Eh? Oh, eh? Oh! In due lo sapete. Comunque, c'è Resident Evil 4. Infatti, il numero 4. Porca miseria. Lo iniziamo venerdì sera, eh? Tanto quanto durerà Resident Evil 4? Hanno detto che durerà almeno 25 ore questo qui, no? E siccome il 3 la gente si è lamentata che dura solo 3 ore. Detto il 4 facciamo durare 25, ma inutilmente mettono dei corridoi lunghissimi che devi camminare l'infinito e basta, cioè non devi fare niente in quei corridoi. Non ti ho scammato il termoracolo, non mi rompere le palle, Thunder. Insomma, sculacciata al termoracolo per chiedergli cosa diciamo a Lino che ci ha fatto scendere giù un mese prima. Immaginati un pelato coi capelli. Ragazzi, che paura. Ragazzi, che paura. È proprio nota libro. Che paura. Venerdì alla fine non fate cambio con gli Ezra e Marco? Ma mica si parla del Morrow by Night. E Resident Evil lo iniziamo venerdì sera alle 8. Grazie, fantasticolone. Dopo tutto questo tempo, sempre. Comunque, non so se stavo pensando adesso. E che poi che cazzo faccio tutte le live di 2 ore? Perché già domani sera faremo 2 ore.
Sto pensando di fare 2 ore di Resident Evil per sbolognarcelo un pochino prima. No, il Morrow by Night, forse lo faranno Marco e gli Ezzar from Japan. Forse. Evan Hays Death non me ne fregava veramente un cazzo di niente. E tuttora non è che sono così voglioso di giocarlo, eh. Però l'ho guardato un po' ieri in stream. Sicuramente non lo farò in live. Penso che sia orrendo da vedere come gioco. Sembra veramente orrendo da vedere. Però sembra abbastanza divertente da giocare. Quindi forse adesso magari se aspetto che scenda un pochino di prezzo me lo provo. No, da vedere sembra. Non si capisce un cazzo, non si capisce. Un pochino meh da vedere. Un po' palloso. Però da giocare secondo me può essere carino. Accendo il ciuccia intanto. Non esiste quel gioco, Memis. Zitta. Ciao, Rosie. Come si fa qui? Quale tasto devo premo questo? Fa vedere, è andato tutto bene? Ottimo, è andato alla grande. Troia. Catturalo, però. Devo anche ruttare dalla Gorgoroth. Un secondo, eh. E catturo Yogg, per favore! Oh! Sposto la webcam che prende da fastidio lì fuori dal Bloodborne. Ah, ragazzi, ma guarda, già non assaporate, eh? Già non assaporate la tranquillità. Il relax, la comfy stream, la cozy stream, non assaporate il tutto. Mamma mia, cioè, guarda così e già sono tranquillo, porca miseria. Memis, non è possibile. Puoi scrivere tutte le bugie che ti pare, ma guarda, non può essere. Dai, premo continua. No, impossibile incazzarsi questa sera. Guarda che potete pettare gli animali. Che bello, ragazzi. Wow. Questo gioco rilassantissimo. Ma usi la copertina? Eh sì, tu la magni? Sì che la uso. È freschino, me la metto addosso e copertina stream. Oh, porca miseria. Grazie, Angie. Per far salire un pelino questo hype treno. Ah, siamo qui. Molto rosso, mi sono un attimo abbronzato, mi sono. Comunque. Non è possibile, Gunner, smettetela. Allora, siamo su Marte. Dormi vicino ai pressi di Sos, il falò. Non credo che una fionda possa succedere una cosa del genere, eh. Allora, ci sarà un falò nella spiaggia, no? Una bancarella. Magna, che cazzo mi serve? Aspetta. Bro. Sapevi che i gatti e le volpi volanti riescono a vedere al buio? Un bel vantaggio. Cazzo sono le gatte e le volpi volanti? Drogati? Ehi! Hey.
Oh signore. Ops. Ma tanto dobbiamo dormire, cosa lo sono a fare il colele? Va, questo è un falò. Ma non è abbastanza faloato. Ah, devo andare in un falò specifico, devo andare nella X. Andiamo nella X. Devo andare al falò che dice lui, andiamo. Per fortuna con i miei occhiali da runner. Ragazzi, rischio quasi di addormentarmi con questo ukulele. Oh signore! Fermo! Mio! Allora, probabilmente nella versione italiana ci insegna l'inglese mentre in quello originale insegna lo spagnolo. Era... ci stava, effettivamente, dall'aspetto e tutto quello che adora. Ma come ci sta nello zaino? L'ho accartocciato, l'ho spezzettato, tagliato un pochino e via. Oh. Anzi, vorrei... mi compro un flauto di pane, quasi. Non ce l'ho, mi sono guardato in giro per vedere se c'avevo un flauto. Lo zainetto del Napolo, ma Irene, avevo anche nella mia cameretta, nella mia isoletta, avevo anche l'orsacchiotto del Napolo. Eccolo, il falò sarà quello lì davanti. Non credo ci fosse scritto Electrocock. Oh, sviluppiamo i poteri? Vai, sbloccato il potere dell'animo. Sì, sta imparando a domare i suoi straordinari poteri. Il salto dell'animo ti permette di controllare diversi oggetti o animali circostanti e di usare le loro abilità a tuo vantaggio. Il tuo indicatore anima si esaurirà mentre controlli qualcosa. Prosegui il viaggio di Chia per trovare modi di potenziarlo. Sì, come lo faccio? Salve! Sì, Irene, posso fare quello. Ma adesso sono diventato Coconuts. No, ma è morto. Boh. lancio dell'ano. Mira e culo. Fa vedere. Pium! Sì. No, non credo. Boh, ragazzi, è stupido questo gioco però, Ha fatto ridere questa cazzata comunque.
di qua sacra e geo e che ne giana troa sati che me ken troa capala che c'è o digni mi avora. No, si è clippato nei pantaloni. Ma dove figa devo andare? Aspetta, non devo fare... Ah, vabbè, andiamo via. Andiamo dagli umami. È vero che abbiamo anche il potere di Black Bolt. No, basta le musiche. Come si sprintava, bestia. È già cannone. Ma va, Sea of Thieves. C'è un birillo nel mezzo del mare. Andiamo a vedere. Forse illegale quello che abbiamo fatto. Stavo pensando. No, sono diventato il cane. Bau bau, micio micio. Eccoci qua. Andiamo, Titto. Ciuccioli! Titto! Ah! No, la barca! Aspetta! No, ringhio! Ma è lui che ci ha abbandonato noi, eh? Non siamo noi che abbiamo abbandonato lui. È stato pura piovere, che tristezza. È il cane che è andato via, cioè è lui che ci ha abbandonato a noi. Grazie, Mene! La composta John Robert Metz. Vi ricorda qualcosa? Andrea, grazie. L'Airbrack, belli, grazie. Però loro non riesco più a seguire la live come vorrei, ma pian piano recupero. Buona live, grazie. Aspetta, c'è qualcosa qua. Oh, e vai veloce, cazzo. Un ninnolo. Cazzo sono sti ninnoli? Cos'è? Una tartaruga. Ma cosa ruba? Effettivamente, cioè, come se vado... Mi fermo, sapete quando c'è, no, tipo, morto qualcuno per un incidente stradale che lasciano i fiori nei guardrail, robe così, come se vado lì e ciulo i fiori. Ma, cioè, pezzi di merda, non si fa. Voglio diventare una banana. No, non sono banane, queste sono banane. Mancia. Oh, madonna, con la buccia? Metto via. Aspetta. Oh. Preso il cinghiale, ragazzi! L'ho preso!
Lo metto nello zainetto. Guarda, 8 banane così rischi di non cagare più per 2 settimane. Maledetto, vieni qua. Questo mi ci divento. Vai, tricche tracche, tricche tracche, tricche tricche tracche. Guardami, bambina! Non posso fare niente tanto con... Scava. Ah. Posso andare a tartufi? Rubiamo un'altra da un'altra tomba. Aspetta, questo qui è un sasso. Col sasso posso colpire qualcuno nella faccia fortissimo, gli spacco il naso. Dove erano quegli innamorati passeggiatori? Porca miseria, sono finito su un albero. Aspetta. Ah. Geco gigante. Zaino. Puoi farci veramente propant qui. Aspetta, devo provare assolutamente questa cosa, Oh, porca miseria. Che succede, signorina? È felice come prima. Non li posso spingere questi. Che gioco fakes. No. Croce, com'è buono lei. Che è? Thunder che la regala Doglia, ma ancora che c'ha il Prime quello lì ogni volta. L'ho sempre fatto apposta, tra l'altro, il deficiente di Thunder. Andiamo verso l'obiettivo, va là. Mi piace essere un sasso, però. Non si uno si fa domande? Attendo ancora il tappo. I piedi a pigliare in me un gatto ru. Accendi la ca. Immagini che accendi gie. Cioè nulla ne pei coi i piedi. Calò c'ho i piedi a cui. Perché dovrebbe piacergli incontrarmi? Na che pei i piedi. Che ce ne coi accen? Caccio ne. Me c'ho ma c'è ni c'è pen. Ma il cotume era quello con le due perle. Tre perle per fare il calumè. Allora. Chi è? 5 ninnoli, un uovo pollo, un uovo di pollo e 3 perle. C'è qua dentro delle perle, avete delle perle, avete delle perle? Avete delle perle, mi servono delle perle, avete delle perle? Avete delle perle? Sono il ventilatore qui, oh. Oh, hai delle perle? Signora, hai delle perle? Le perle, mi servono 3 perle, signori. Le perle...
Ma le perle devo andare per forza in mezzo all'acqua. Che è? Bambini, avete visto delle perle? Mi incazzo, eh? Mi incazzo, tirate fuori le perle, bambini. Una volta ho catturato un granchio, ma in quelle... mi hai rotto i coglioni, ti muovi, non riesco a leggere. Bastarda. Avete visto delle perle? Qua, in fondo all'acqua. Nel fiume, non so se ci possono essere perle, però... qua c'erano delle galline, sicuramente. Un uovo di gallina. Aspetta, eh. Fai un uovo. Fallo. Fai l'uovo. Fai l'uovo. Fai l'uovo. 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 Anzi, come ne fanno le uova le galline? Fa le uova. Qui, qui, cos'è? Oh. Ma non era mio, l'ho rubato. Vai, Stones, potenziata la resistenza. Andiamo a vedere nel mare se c'è qualche perla. Laggiù nello scoglio, l'ho vista. Diventa la gallina e fallo te. Vero. Tanto cerchiamo le pirle. E muovati. Niente perle. Laggiù c'è un ninnolo poi. Dopo andiamo a abusare una gallina allora. Miseria, non sono riuscito a prendere il piccione. Posso diventare una tartaruga? Il pesce? No, c'era anche Dory. Aspetta, osteria. Non mi piace il granchio. Aspetta, c'è un signore qui creepy. Attenti, eh. Cosa sta cercando di fare questo signore? Stealth. Che vista, avrei voluto avere una fotocamera. Compratela la fotocamera. Lascia fare, Moro, la pasta di granchio al granchio. Che sex? Cos'è la pasta al granchio? La pasta nel senso tipo un primo condito con il granchio? Molto buono il granchio. Sì, come cazzo le trovo le perle adesso? Per fortuna che ho gli occhialini da sub. Ah, c'è un altro ninnolo, tra l'altro. Si vedono da lontano i ninnoli. Non so se è molto simpatico il granchio, non ci ho mai parlato. Però poi l'avevano smentita la cazzata che non sentono dolore perché non hanno i recettori del dolore. Tipo i granchi, le aragoste e robe così non sentono dolore, però tipo mi pare l'avessero smentita ed è una cazzata. Questo è nostro, ragazzi, questo è nostro. Preso! Cos'è? Un notu! Sium, sium. Ragazzi, questo gioco è fenomenale. Posso cagare poi. Madonna! Madonna! Sì! Piscio!
Porca miseria. Oh, che smerdone. Guarda che bello il volo. Dicevamo, avevo visto un ninnolo qua dentro. Ah, ma l'ho visto trapassando il mondo, l'ho visto io. Oh, mi scusi. Ah, c'è anche lei l'orsacchiotto del Napoli. Adesso è il mio. Scema. Bambina di merda. Mio. Ah, dobbiamo far cagare le galline. Ah, è bestia, che roba. Ancora? No, basta. Come nuovo instabile. Al posto dell'orsacchiotto del Napoli, vai. Andiamo a vedere dove abbiamo parcheggiato, vedere se c'è qualche perla da pirla, va là. Venerdì vado a scuola o no? In che senso vado a scuola? Una presunta o regolarità? Non si fa. Non si fa, eh. Perché dovrei smetterla di rubare? Guarda che qui è tutto e di tutti, eh. Non c'è questa stupida cosa della proprietà. Aspetta che lì c'è un'altra statua un po' ambigua. Si fa una sega però. Ah, le posso rompere con l'uovo sughero. Hai capito? Abbasso la tirannia. For the resistance. Porca troia. Occhio, che sono esplosivo. Ma chi l'ha fatta sta roba qua? Ma è legale, è un po' pericoloso, ragazzi. Allora, quindi ci manca 3 perle. Ma 3 perle in... perché io ce n'ho... Ah, perché giustamente devo trovare altre 3 mortacci di pieces. Questo qui è un pescione. Il dugongo! Che bello il dugongo, ragazzi! Guardalo che bello! Che simpatico! Non è il duce, non è... Il delfino! Il delfino scopa un sacco, eh. Poi vado velocissimo col delfino, vai! Là ci sarà pieno. No, mi si sgonfia il delfino! Mi si sgonfia il delfino! Porca troia, mi si è sgonfiato il delfino. Devo aspettare che mi si recupera la... La stamina del superpower. Stanno le cazzo di perle qui.
che robe sono queste, scuse? La tartaruga, che schifo, ragazzi. Fa schifo la tartaruga. Ma come non ti permette? Ma ragazzi, chi è che piacciono le tartarughe? E onestamente una certa l'ho abbandonato. E io che cazzo ne so, una certa. Per adesso mi sta piacendo. Cioè, è il tipico gioco che devi prendere per quello che è. Ossia, vai in giro proprio mentre hai qualcosa nel secondo schermo e te la cilli un botto e devi cercare tre perle, ti spacchi i coglioni e lo disinstalli. Non ci sono. Dove cazzo le devo cercare le perle? Maledetta la fisarmonica. Dove merda le devo trovare? Allora, proviamo a fare lì la terza cosa che ci dice. Ci chiede: ottieni un frammento, un antico frammento di dente. Magari fatta quella poi ci segna dove sono le perle. Andare dove si urla così te le segna sulla mappa. Ah cazzo. Ma io ho perso la voce. Mi servirebbe un delfino. Osso? Troppo lontano. Delfin, Dolphin, e via qua, dai. Sium. Ma è uno squalo questo, mortacci, non è un Dolphin. Sbrano. Non serve un cazzo mordere. E qua. Vabbè, fammi andare. Quelle nuvole là davanti? Perché cigolo? Sono di gomma. Interagisci. Che bravo! Cucciolone! Questo è un brutto insegnamento, però, ragazzi, Questo è un brutto insegnamento. Non pettate gli squali, ragazzi. Cosa fa? Vai via, vai. No, si è affezionato, ragazzi. Forse è morto, sta riprendendosi. Niente, vuole stare... Ormai è diventato... un essere di terra. In realtà gli squali sono pettabili e come? Basta non fare movimenti del menga come i cani. Non credo sia così sottile la linea. Non credo sia proprio come i cani, Marty. Ho pettato un bianco ad 11 anni. Ho capito, ma non è che l'hai pettato perché l'hai trovato al guinzaglio di una persona e sei andato lì. Oh, che bello, cucciolone! E ti sei messo a pettare lo squalo bianco. Te l'avranno fatto fare nei giusti... cose di sicurezza. Spero. Sei andato a pettarlo così... Sono anche gli squali da tartufo.
Oh, siamo nella palude, infatti ci sono i granchi sempre. No, ero al mare, stavo mangiando in barriera, ero in immersione e si è avvicinato ad un iPad sotto la supervisione del mio insegnante. Però ecco, non farei credere alle persone che si può pettare uno squalo così. Era uscita una polemica. Non era proprio una polemica, però avevano fatto rimuovere, cos'era, su Peppa Pig era, su Peppa Pig avevano fatto rimuovere in Australia, avevano fatto rimuovere questa puntata perché c'era il, davano questo insegnamento che i ragni sono pettabili. Adesso non è che, a parte che anche in Italia eviterei, anche se la maggior parte non sono mortali, ma eviterei comunque di rischiare anche un po' di dolore. In Australia effettivamente lo eviterei effettivamente molto come insegnamento. In Italia non sono letali né ragni né scorpioni, certo. Ma questo vuol dire che tu ti faresti tranquillamente azzannare da un ragno? Ma qui c'è una sfida, ma noi ce ne sbattiamo i coglioni. Quanto cazzo dobbiamo andare in live? Perché io ci sto andando a piedi, ma... Il ragno più terrificante e anche forte credo sia quello delle banane, che non c'è in Italia. Prego Regaz, me li sento addosso. Non si può più dire niente. E come va via veloce la stamina, però, Bonus meme su schifo le meduse. Dopo Nemo, il numero di pirla che è arrivato studiando Morenti è triplicato. Non tutte le meduse hanno la capocchia non letale. Per carità, Poi lì viene fuori anche il Darwin Awards, selezione naturale. Però effettivamente... Un attimo, ci sarebbe da starci attenti. Di far passare cose carine che non sono carine. Però mi serve l'uovo adesso, mortacci. Devo far cagare più galline. E le meduse, a parte che fanno cagare, sono delle gelatine di merda. Cioè, sono belle le foto delle meduse, bellissime. Però, cinghiale, via qua! Mamma mia, ti rincorro con il mio di cinghiale. Non c'ho voglia, però andiamo di qua, va. Non dobbiamo andare di qua, andiamo di là. Ma noi dove siamo? Sì. Andiamo qua, va. Ma un botto di meduse. Se vai nel mare, le meduse non le vedi. Quanto cazzo dobbiamo andare in là? Ma la mappa? Ma chi l'ha ideata la mappa?
Cioè, perché dovrei... Mappa completa, ecco. E noi? Noi non possiamo vederci dove siamo. Però saremo qua. Ma cazzo, dobbiamo fare un botto di strada. Andiamo qui. E là sopra c'è dove urlare. Comunque le meduse, cioè io mi ricordo quando andavo al mare da piccolo, le meduse non le vedevi, sono trasparenti, sono... fanno come l'effetto glicerina, no? Quando metti dentro un bicchiere di vetro con la glicerina, ci metti un altro qualcosa di vetro, diventa invisibile quella cosa di vetro. Fa lo stesso effetto, fa. Ui, arrambagati, dai. Poi ti punge la medusa e tutti arrivano a pisciarti addosso. Io non voglio che mi pisciano addosso. Porca miseria. Ogni volta capitava, eh. In spiaggia, io da piccolo lì, meduse mi pungono. E tutti a tirare fuori il pisello per pisciarmi addosso. Porca miseria. Salute! Ma posso fare dove mi trovo? Ma ini che c'è Gucciane ce l'è? E a sini. Ah, che carina questa cosa. Sono qui. Certo. Queste sono le perle? No, frutto della resistenza. Cazzo, guarda, laggiù ce ne sono tre mortacci. A sto punto però andiamo prima là. Sì. No, ci vorrebbe un bel piccione qua, non ce l'abbiamo. Un gatto andrà bene uguale. Porca troia. Certo, c'ho la visione notturna. Sono ammazzi, magari ho capito. Un gatto, mi sono lanciato a 2 metri e si è sfasciato. Che cazzo di gatto è? Guarda, Stray. Meglio di Stray, ragazzi. Posso saltare dove mi pare. Ah! Un falò. Cos'è quello là? Un cervo, cazzo, quello lì è il mio, eh. Lo devo avere quel cervo. Chissà quanto va rapido. No, l'ho lasciato libero il micio. Nella foresta dove morirà probabilmente nei prossimi 20 minuti. Dove è andato? Dove è andato il pezzo de merda? Eccolo, eccolo. Madò. Porca troia! Ma come gli dà? Porca puttana, ma perché mi ammoscio? Come gli animali su Harry Potter. Si è rotto tutto? Oh, miseriaccia.
Gioco? Ostia. Oh, porca miseria. Salva, salva. Oh! Oh! Forse devo riavviare il gioco. Ops. Mi si sfonda. Ermocia, che fai? Chiudi. Chiudi, per favore, chiudi il gioco. Chiudi, terminati. Oh. Chissà, ragazzi, cos'è andato storto. Dai, che dobbiamo fare il Kurturan lì, come si chiama? No, adesso dove ci farà ripartire, ragazzi? Pippo, Pippo! Ho salvato post servo, ma non mi spawna dove ho salvato. E infatti, maledetta la schizofrenia, guarda. Aspetta. Sium! Voilà. E si risolve tutto. Per darci un po' la spinta. Ecco qua. Dai, che lì sotto ci... va, va, pieno di perle là, eh. Allora... Intanto sblocchiamo il faleo qui. Ma che alberi sono questi? Scusa, non possono crescere degli alberi così. Oh, il cervo, il cervo. Preso. Madonna. Ah. Aspetta, super sprint. Vai, trovato. Voilà. Ah, ecco. Vai, ma è un dente questo? Questi esplodono. È stato un momento tragico comunque. Andiamo a prendere le perle che ce n'erano al largo qua. Ue ue aia. Adesso non posso prendere i cazzi, eh. Andiamo a prendere le perle. Ce ne dovrebbero essere 4. Una. Sotomayor. C'è un'altra lì davanti. Andiamo su, che sennò crepiamo male.
prendiamo un mezzo di trasporto più consono, eh. Che poi è pericolosissimo cercare di aprire molluschi giganti così, ma non mi sembra. A me sembra facilissimo. Anzi, domani vado a farlo. Puoi diventare un'orata? Se c'è, sì, presumo. Questa Kinshiro te la sei studiata molto, eh? Quella delle perle ai porci. Dov'è l'ultima perla, eh? Non lasciamo nulla al cazzo, per favore. Qualcuno di voi l'ha vista? Sarà più di là. Chi è? Eggmanone, tra l'altro, esatto. Oggi Eggman mi ha detto che stanno organizzando, e l'ha scritto nella sub, soprattutto nella sub, per avvisarvi che sul server Discord, nostro di Thermos, stanno organizzando la settimana dei giochi di ruolo. A maggio, mi pare, aveva detto. E quindi vi invito a dare un'occhiata ai vari messaggi lasciati su Discord da Diablovarius, che tra l'altro lui è quello che mastera praticamente un sacco di volte, ha fatto un sacco di masterate sul Discord aperte a un sacco di gente. In caso scrivetegli qualora abbiate domande inerenti all'evento. Tra l'altro poi gli ho detto di fare un messaggio sul Discord che magari glielo evidenzio in qualche modo. Se siete interessati, stavano cercando anche dei master per fare delle ruolate one shot aperte a tutti quanti. Dal 25 aprile al 1 maggio, ecco. Eccola là, la perla. No, non mi aveva avvisato che avrebbe spammato, gli ho dato io il permesso. Era effettivamente vicino alla rientranza a forma di vertebra di Moffetta. E più che altro anche c'è un sacco di gente che so che su Discord non ha mai ruolato prima, ha iniziato a ruolare così. E ne dobbiamo tornare da Elia. Perché lo squalo limone? Si chiamava squalo limone? Per mordere un bagnante? Non ne trovo. Nessuno fa il bagno in queste acque infestate. Lì c'è un cazzuolo, fammelo prendere, va. Vedete, ance su Telegram, eh? Tra l'altro anche su Telegram dovrebbe spammarlo. Aspetta, ci sono dei bagnanti. Ecco qui che se ne va. Il pesce. Voglio togliere quella puntina, però, maledizione. Fatemi togliere la puntina. Dove mi trovo? Ah. No, ma perché c'è la freccina? Ma maledizione al suco. Io a volte necessito di disintossicazione da questa chat, comunque. Quando leggo ottime pile, mi viene proprio la cagarella. Ma mangiamo questa ottima soba
giapponese come i nostri amici Marco e Liezar. Ah, non pago! Non pago, scemo! Siamo te noi, plasmati sulla tua figura. Questa è una frottola che vi raccontate per credere che sia così. Ma non è vero, ragazzi. Ognuno nel mondo è responsabile della propria vita. Porca miseria. E della propria persona. Perché ognuno ha un suo carattere. Ovviamente frottola era un pochino arcaico come termine. Sì, tra l'altro... Oh, cos'è? Una locusta! Ma guarda che carina col fiorellino da pizzul. La protagonista assomiglia a Dora l'esploratrice perché l'ho fatta drogata, semplicemente, sì. Allora, dobbiamo tornare al villaggio laggiù. Noi siamo in giro da 4 notti, tra l'altro. Che rumore di ali tremendo. Ti dà fastidio il rumore delle ali degli insetti? Cos'è che c'è lì? Una sac à poche. Scrigno prezioso. Cosa c'è? Ruba, ruba. Vestito da marinaio bianco. Pure i vestiti. Però che ce ne ha di roba, questo gioco. Comunque un sasso corre più veloce di noi, ragazzi, incredibile. Ho trovato anche dei sandal. Siamo arrivati? Incontra il capo della tribù, visita Welliwi. Qui non me ne frega niente del trofeo. Dove cazzo è il capo della tribù? Sono venuto nel posto giusto? Lì in cima alla collina? No, c'è un altro ninnolo, non lo voglio il ninnolo. Ma siamo andati lontanissimi, per fortuna che ho preso il piccione viaggiatore. E mo? Orca troia, avete visto come si è spezzata la tibia? Si è rovinata la vita per sempre? Oh no. Perché si chiama Elmo la cosa qui? Ah, in inglese è Helm. È stato tradotto con Elmo. Ottimo. Bene. Sono proprio contento, Sono delle scimmie, ci saranno le scimmie? Altro pieno di palme tutte pienissime di frutti. Tenete, questo è il mio trofeo. No, vabbè. Eccomi, non è questa. Dov'è?
dove... Ah, è di là, mortacci, ho sbagliato. Sì, mi sono girato un po' troppo e un po' rischio vomitino era, eh. Vediamo un po'. Ah, fa il falegname, fa. Avevamo detto, facevo i totem. Ma gli ho smollato 6.000 euro di roba lì, eh. Te l'avevi unico da vin. Quanto costerà una perla grossa così? In mia capa magi io e ce l'ha già. Oleti un gadoru. Ini a sele la chasse ne hase na sida. E piratwani? Ding. E a hunia da cacciaco e la na nicevo. Devi bannarli quelli che scrivono le puttanate, eh? Naturalmente. Non voglio vedere. Non ho sentito cosa ha detto il signore con le palle di fuori. Sì, l'argilla bianca di Quio. Signor Pelle, però. Dai. Cioè. Ma dammele tu le robe, no? Cioè, ti ho portato 7.000 euro di roba, oh. Oh, scemo. Madonna. Coglione. No, pezzo di merda. Super disrespect proprio. Ottieni un trofeo, una sfida qualsiasi, ottieni argilla bianca di Quack. Poi l'argilla bianca di Quack. Perché adesso posso usare solo... Allora, ragazzi, concludiamo andando a fare le rocce simpatiche, dai. No, no, smollati. Andiamo a fare le rocce, ragazzi. Perché per favore no? Perché? Perché ci siamo divertiti un sacco ieri a farle. Vai via, vai! Che c'ho da fare qui? Oh! Non in acqua, un cane sa nuotare, eh? Sa nuotare il cane. Non in acqua, nuota. Va via, si diverte pure in acqua. Un sacco si divertono. Lo stai mettendo sotto. Ma sotto c'è lo spazio, andate tranquilli. Ci passa, eh. Ah, il mare. Il mare. Però è meglio il piccione. Va come va spedito il piccione. Cazzo, mi sa che non ci arrivo. No, no, fermi, abort, abort. Riprendiamo qui la situazione, va. Ehi, grilli marini, senti che bello. Ah. A che punto siamo? Boh, sono a sega. Ah no, c'è la barchetta, si vede. Ci vorrà molto tempo.
Vabbè, avete niente da fare? Tanto lo so che... Ah, no, per favore, non fare i sassi! I sassi non li fare, che palle! Poi siete tutti qui perché aspettate solo quel momento lì. Io vi conosco, ragazzi. Io vi conosco. Conosco i miei polli e gli faccio pure fare le uova. No, devo dormire alle 9, Daniel. Che cazzo dorme alle 9? Moro, sì, che belli, sa, se vuoi... Non li faccio. Era uno scherzo, lo so. Cercate di usare la psicologia inversa, ma invece... Io so quel che so. Attenzione. Non voglio più fare adesso. Che miseria, me li avete rovinati, me li avete rovinato i sassi. Come i meme, mi rovinate sempre tutti i meme. Io mi sveglio 7 di giorno perché ho una vita infame, quindi vado a letto presto. Ho capito, non alle 9 però, vai a letto alle 9? Anche la musica è tensione, ragazzi, eh? Sa quanto è importante questa challenge per noi. No, la musica, era parte della musica bella. Come cazzo ci vado là sopra, mo? Appiccicati. Vai. Gra... Il granchio del cocco. Ma quanto c'è da mangiare col granchio del cocco? Me lo tengo nella saccoccia, vai. Il granchio del cocco. Allora, come si faceva, innanzitutto? Perfetti, eh? Allora, ragazzi, qua... Challenge, non dobbiamo mai rimuovere il pezzo sotto, però, eh? No, ma come? Scusami. No, ho fatto la cazzata, ragazzi. No, no, va, va, va. È una challenge, mai rimuovere il pezzo sotto. Ma va che va bene, eh? Ma che sasso di merda questo. Non lo voglio. Porca troia, qui adesso è una merda, eh? Ragazzi, abbiamo fatto la cazzata, eh? No, no, ci sta, ci sta. Vai alla grandissima The Last One. Grazie, Krulborg. Ma che culo cosa? Che culo cosa? Adesso è che culo. Ho sbloccato una melodia e la suoniamo. Che cazzo fai spuntare una pianta rimbalzante? Allora... Wanama. Ma m'ammazzo. Cazzo, è terribile. Wanama.
Guarda, guarda quanto è swag qua. Che ha fatto esplodere, ha buttato il pomodoro sulla statua caratteristica. La nostra piccola bastarda. Ah, è vero, ecco per cosa serve il paracadute. Ma siamo tornati qua, freschi come una rosa. Perfetto, salva. Oh, comunque a me piace, è molto carino sto gioco. Poi se lo prendi col giusto mood, secondo me è speciale. Speciale! Da rifare assolutamente. Ancora ne volete? No, adesso basta. Serie, addirittura serie. Ma perché vi piace? È rilassante, rilassante, ci sta. Ma dobbiamo fare anche Hitman, quindi ho tanto da fare, sì. Ma in più offline ci scommetto 7 euro perché ho un sacco di roba da fare, doglia. Domani non posso, domani sera c'è l'horror. Domani film, non lo so, lo decidiamo domani mattina, ragazzi. Io vi dirò, c'ho voglia di giocare a Bloodborne, però devo pensare anche a voi, i miei piccoletti piselli. Quindi devo pensarci. Magari facciamo Bloodborne fino alle 2 e poi alle 2 guardiamo il film. Domani guardiamo Blade Runner o American Psycho. Va bene? Cosa ne dite? Con Mark Eliezer cosa? Il film, ma sono in Giappone, cazzo ci guardano il film con me. American Runner, Blade Psycho. No, il primo Blade Runner, non il 2049. Allora, toglieranno a breve, tra l'altro, Blade Runners, e allora lo guardiamo, dai. Io preferirei Blobbo, anche io. Però, dai, cioè abbiamo 3 settimane per giocare a Blobbo. Comunque, allunghiamo fino alle 2 il Blobbo. Ma Blobbo venerdì finisce, ma non quando mai. Abbiamo pure tutto il DLC da fare. L'altro oggi ho fatto un botto di Chalice Dungeon. Adesso sto succando perché sono in quelli avanzati, ma sono di livello basso. Ma quale cut di Blade Runner? Quella che c'è su Prime Video? Cos'è la Director's Cut? No, cazzo, non so cos'è. Potrebbe finire venerdì, per quanto stiamo andando spediti, guarda. Comunque, amichetti miei, ci vediamo domani mattina, va bene? Raid il gatto sul tube. Ormai sono tutte ferrate, stare, devi vedere poi nei chalice che roba che ho fatto. Dai, a domani belli, salutatemi gatto.